non siamo riusciti, è tutto bloccato. Abbiamo bloccato tutto e hanno rimandato tutto a domani. Non poteva procedere alla pagina dove fare la richiesta. Siamo stati da mezzogiorno fino alle 4:20. Boom di adesioni al bonus terme, un fondo da oltre 50 milioni di euro stanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per rilanciare un settore particolarmente colpito dalla pandemia, il turismo termale. Cos'è che la incuriosita di questo bonus? È gratis innanzitutto. Siete frequentatori di terme? È dal 2013 che non venivamo e siamo venuti ora dopo il Covid. Al primo giorno utile per le adesioni al bonus, però, il sito gestito da Invitalia per il Mise va in tilt. Ecco, per esempio qui, ecco, non consente di entrare. La partenza è fantastica, ci sono quasi 1 milione di italiani che hanno chiesto prevenzione, riabilitazione e benessere, 400.000 accessi da parte di cittadini che tentavano di prenotare direttamente il bonus. La piattaforma Invitalia ha avuto dei problemi, comunque si riparte domani alle 12 e dovrebbe essere tutto in ordine. Buonasera, eccoci. Lo stabilimento termale è dal 1911. Questo bonus terme ha riportato l'attenzione sulla qualità dell'offerta termale italiana. Abbiamo quasi ricevuto circa 20.000 richieste di prenotazione. Abbiamo passato un anno veramente duro, con strutture chiuse, con la totale assenza dei clienti. Le terme sempre di più sono una parte del sistema sanitario. Qual è la terapia che vi piace di più? Diciamo? Io vado sempre dove c'è un'acqua importante, perché per me quello che è importante nelle terme è l'acqua. Poi tutto il resto per il corpo è un po' di più. C'ho un centro benessere anch'io, quindi un po'. Invece dei ristori che alla fine tengono le aziende chiuse, i lavoratori a casa, aiutare la domanda è sicuramente un elemento positivo. Il sistema termale italiano è un sistema che ha 2000 anni di storia, era un po' appannato, oggi ha ripreso vigore. Con un piccolo investimento lo Stato ha rimesso in moto una macchina interessantissima. Allora, noi qui abbiamo un corridoio centrale che viene riservato agli operatori. Qui viene erogato il fango, viene trasferito, cammina dentro dei tubi riscaldati, così viene erogato il fango direttamente al paziente. Questo per tutte le problematiche articolari, reumatiche e quant'altro. Oggi le terme sono all'avanguardia nella riabilitazione post-Covid, che sta dando dei seri problemi di salute. Quindi le terme hanno ancora un elemento in più. Con questo bonus terme riusciremo a recuperare i valori ante-Covid. Però se il sito poi non parte? Vabbè, io sono convinto che lavoreranno 24 ore e metteranno a posto.